Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei marchigiani che andranno alle Olimpiadi di Londra 2012. Dopo aver conosciuto meglio Valentina Vezzali, proseguiamo con la scherma per capire meglio chi è Elisa Di Francisca. Ma è una ragazza semplicissima come tutte le altre, anzi diciamo un po' un antiatleta, perché a me piace molto divertirmi, andare in giro, uscire con gli amici, e quindi non mi faccio mancare niente. All'infuori della scherma di quello che è l'allenamento, poi durante il giorno, la mattina e il pomeriggio, che mi impegna tanto, vado al cinema, sono una ragazza come tutte le altre. Nata a Jesi, provincia di Ancona, il 13 dicembre 1982 gareggia per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Elisa sale presto in pedana insieme a sua sorella Martina e qualche anno prima del più piccolo di casa, Michele. Determinato, se mette in testa una cosa è quella. È un cavallo pazzo mia sorella, dritta, impulsiva, sanguigna, viscerale, competizione allo stato puro. Ad iniziarla la scherma come la Vezzali è stato il maestro Ezio Triccoli. Ad affinarla sono stati Giulio Tomassini e Stefano Cerioni. Credo in lui perché è stato un grande atleta e ha trasmesso tanto da atleta e continua a farlo come maestro. Dentro il cuore questa ci rimarrà sempre. Non può assolutamente andare da un'altra parte. È un ricordo indelebile, il massimo per un atleta. Vivo nella speranza di poter farlo vincere, di far sentire queste emozioni ai miei allievi più spesso possibile. Sin dalle prime stoccate Elisa si segnala come una promessa del fioretto jesino, dietro e presto insieme alla Trillini e alla Vezzali. Mi sento un po' la terza, ecco, quindi non sono più una novità, però so che quando mi fermano per farmi i complimenti così so di essere diversa, perché comunque sto tra loro, mi piace uscire, andare nei bar a fare colazione dove conosco delle persone, salutarli, quindi è sempre una grande soddisfazione per me. Elisa, specializzata nel fioretto, nel 1995 si laurea campionessa italiana ragazze. E la campionessa europea e mondiale in carica e detentrice della Coppa del Mondo. Ma non tutto è filato liscio, in particolare nei primi mesi del 2012. Ho iniziato bene con la prima gara vinta, poi terza, poi piano piano mi sono un po' assopita, forse, non lo so, psicologicamente la tranquillità, la sicurezza comunque dell'Olimpiade, non lo so, comunque io ho sofferto perché non è bello perdere, non è bello saper di poter fare delle cose e poi non riuscire a farle. A Londra Elisa dovrà giocare, ma anche scontrarsi con le sue compagne di squadra. Siamo compagne per una medaglia d'oro, per un grande obiettivo. E siamo tutte molto forti, quindi individualmente siamo un po' meno amiche e a squadre siamo tutte unite verso l'obiettivo importante. Il sogno di Elisa resta comunque quello di ritornare sul gradino più alto. Certo, assolutamente, quello che mi interessa, quello che mi rende felice.